Bentrovati a tutti voi ad un nuovo appuntamento con Cosa succede in città. Prosegue giorno dopo giorno l'attività di controllo della Polizia Municipale e del NAS dei Carabinieri nelle aziende del distretto. Non solo pronto moda, ma anche ristoranti, pasticcerie, bar, estetisti e tutti quegli esercizi aperti al pubblico che quindi espongono i consumatori a maggiori rischi per la salute. Continua ad allargarsi il raggio dei controlli effettuati nelle aziende del territorio grazie all'attività condotta dal NAS dei Carabinieri di Firenze, insieme alla Polizia Municipale e alla Direzione Territoriale del Lavoro di Prato. Abbiamo ampliato un po' il raggio d'azione, anche investendo quegli esercizi che poi hanno a che fare direttamente con le persone. Nel solo mese di maggio sono state compiute 9 ispezioni in 4 ristoranti, una rosticceria, una pasticceria, un bar e 2 centri massaggi, gli unici 2 fuori dal centro storico, che hanno portato alla chiusura di 3 esercizi per carenze igienico-sanitarie, al sequestro di 300 kg di alimenti, soprattutto carne e pesce, per assenza di etichettatura o del marchio CE, oltre a 300 kg di farina di riso per cattiva conservazione in una pasticceria allestita in una civile abitazione e 64.000 euro di multe tra sanzioni amministrative e violazioni penali. Le aziende controllate impiegavano in tutto 32 lavoratori, di cui 7 a nero e di questi 2 clandestini. Il controllo è quindi a 360 gradi nelle aziende del territorio per costruire la legalità nel lavoro e sanzionare chi non rispetta le regole. Emerge sicuramente uno spaccato di una città che cerca di mettersi in regola, e la nostra finalità e la finalità dei servizi che abbiamo intrapreso in maniera interforza è quella di aiutare questo tipo di situazione, cioè cercare di portare a Prato una situazione di legalità e soprattutto di concorrenza leale in tutti i settori merceologici di nostro controllo. Nelle prossime settimane noi appunto proseguiremo il controllo, cercheremo di continuare nel settore merceologico della ristorazione. Non possono esserci insomma zone grigie, perché si tratta della salute di tutti. La tutela del consumatore, perché si vanno a controllare gli alimenti, le bevande, le sostanze alimentari che vengono impiegate per la preparazione dei pasti. A tutela della concorrenza, perché per esempio nei centri massaggio sono state riscontrate irregolarità tali che hanno comportato una sanzione di qualche decina di migliaia di euro. Questo significa che il centro agiva in una situazione di concorrenza sleale rispetto a chi invece opera correttamente pagando le tasse, i contributi e tutto quanto. Oltre alla repressione degli illeciti, questi controlli hanno anche un effetto deterrente a tutela non solo dei consumatori, ma anche della leale concorrenza, della correttezza del mercato e degli aspetti giuslavoristici. La nostra azione in abbinata ai colleghi del NAS e della Municipale ha rilevato delle irregolarità dal punto di vista di lavoro nero e, come purtroppo la realtà di Prato dimostra ormai da tanti anni, del lavoro clandestino, quindi la doppia veste, laddove ovviamente il lavoro clandestino rappresenta anche un motivo di denuncia penale per il titolare, il gestore delle attività. Quindi nel nostro caso, in questa campagna straordinaria concordata con i colleghi del NAS di Firenze e con la Municipale, su impulso del sindaco Biffoni, abbiamo inteso appunto svolgere il nostro ruolo di dissuasori della legalità, o per meglio dire della illegalità, negli aspetti lavoristici. Con servizio energia il Comune ottiene il duplice risultato del risparmio energetico e dell'ammodernamento dei propri immobili, scuole comprese. Subito un risparmio sui costi di gestione di 200.000 euro, oltre alla riqualificazione di 116 edifici pubblici tra uffici e scuole comunali. Il Comune intanto ha la possibilità di avere 116 edifici riqualificati entro il primo anno dall'appaltante. E, oltre a questo, ha un ritorno immediato di uno sconto del 9,2% sullo storico che pagava come bollette, quindi ha un ritorno immediato di 200.000 euro l'anno, che in 7 anni, che sono gli anni di gestione, sono 1.400.000 euro. Sono questi i principali vantaggi del nuovo appalto per la gestione del servizio energia, il progetto che permette il risparmio energetico in molti immobili di proprietà dell'amministrazione comunale, oltre alla loro valorizzazione e all'ammodernamento tecnologico.
prima di tutto facciamo un'operazione ambientale, perché emettiamo meno CO2, perché consumiamo molto meno. Con l'appalto, tramite bando, sono state affidate la fornitura e l'approvvigionamento del gas metano e del gasolio necessario per il funzionamento degli impianti, oltre a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. È previsto un investimento iniziale di 2 milioni di euro. Tutti gli interventi sono a carico dell'appaltatore, che dovrà realizzarli nel primo anno di affidamento del servizio. Riusciamo ad investire senza tirare fuori soldi comunali una cifra molto importante, altrimenti il comune non avrebbe potuto permettersi, e così abbiamo fatto un'operazione virtuosa. I lavori consisteranno essenzialmente nell'adeguamento normativo degli impianti, nella riqualificazione tecnologica della centrale termica, dei generatori di calore e delle reti di distribuzione, oltre alla riqualificazione energetica. Per la parte impiantistica è prevista l'installazione di un nuovo sistema di telecontrollo e telegestione e la sostituzione di vari generatori di calore. Inoltre, per la parte edilizia è prevista la coibentazione del solaio del sottotetto su 7 immobili e la sostituzione degli infissi al nido arcobaleno. Riqualifichiamo il patrimonio esistente di 116 edifici comunali, fra cui tutte le scuole, quindi facciamo stare meglio i nostri figli, miglioriamo il nostro patrimonio. È stata infine proposta la realizzazione di 15 nuovi impianti di solare termico e di 2 nuovi impianti di fotovoltaico. Una formula vincente permette ai privati di lavorare, permette al comune di non tirare fuori risorse proprie e allo stesso tempo lega il privato alla qualità dell'intervento. Senza la qualità il privato non guadagna. Senza la qualità il privato comincia a rimetterci, quindi c'è un vantaggio molto forte. La realizzazione di questi interventi porterà ad una riduzione del 34% dei consumi di gas metano rispetto al 2013. Ecco, questo è tutto per oggi. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi lascio alla nostra rubrica degli appuntamenti per il fine settimana. Arrivederci. Sabato 6 giugno, Terra di Prato, mercato dei produttori agricoli o della filiera corta, piazza del Mercato Nuovo, mattina. Sabato 6 giugno, Mosaici, giovani band in concerto, anfiteatro del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, 21:30. Sabato 6 giugno, la storia di Prato, da Cavalciotto alla Gualchiera di Coiano, visita guidata a cura di Mauro Franceschini, anfiteatro Santa Lucia, dalle 15:30. Domenica 7 giugno, mercato straordinario, piazza del Mercato Nuovo, dalle 8 alle 19.